al generale Luigi Robusto, che è il nuovo presidente dell'associazione ex allievi Nunziatella della Cruz, all'associazione alla quale noi siamo particolarmente affezionati per la stima che ci dimostra. Io vorrei cedere la parola al generale Luigi Robusto, ma prima vi voglio invitare ad alzarvi per un minuto in piedi, perché vogliamo ricordare un ex allievo della Nunziatella, un giovane ex allievo della Nunziatella venuto a mancare, uscito nel 18 dalla Nunziatella, in servizio nell'arma di cavalleria a Palermo, morto in circostanze drammatiche. E nei nostri cuori, come tutti gli allievi della Nunziatella, per l'affetto che ci lega a questa scuola militare, che è l'ultimo retaggio che noi abbiamo del Regno di Napoli. Stamattina nella Santa Messa, assieme a tutti i caduti di Civitella del Tronto, ai nostri soci che sono scomparsi, che ci hanno tutti, ricorderemo anche il capitano Francesco Nunzi. Signor Generale, io gradirei cedere la parola a te. Io ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutti i presenti. Mi chiamo Luigi Robusto, sono un carabiniere che ha fatto servizio per 51 anni circa in Italia, che quando superò gli esami di maturità scientifica era appassionato di Meridione d'Italia e presentai una tesi, avendo studiato su testi di Dennis Maxine sulla questione meridionale. Mi sta tanto a cuore quello che questo Sud ha prodotto nel tempo. Nella mia vita di servizio non ho mai fatto servizio nella mia terra, che è questa, sono originario di Arte. E ringrazio in particolare il mio presidente, che è un nostro presidente, Catenacci, che tanto ha voluto che si fosse presente come Nunziatella nella veste mia attuale di presidente a questo evento. Credo moltissimo, crediamo moltissimo nei valori che poi sono fondanti per affermare più che mai uno Stato etico. Ad essi siamo stati educati dall'età, per noi, di 14 anni oggi, sia da 16 anni. Non si può dimenticare quello che è stato nella storia che lei poco fa della quale non ci facendo né una testimonianza o un modo dove questa realtà che ha un'identità così forte, che affonda le radici del tempo, trova ex allievi della Nunziatella ieri e di oggi, il presidente Catenacci l'ha detto lei, una grande dimostrazione, un esempio molto vivo di questo legame tra la scuola e lo Stato, le istituzioni e quella che poi è la libertà, la vera libertà. Quindi grazie. Ascolterò attentamente e mi auguro di poter rinnovare questo impegno anche negli anni a venire. Sarà un motivo di soddisfazione e anche di onore. Grazie. Non mi dilungo sui libri perché lascio opportunamente la parola al dottor Catenacci. Sì, forse è vero. Ci sono delle volte sotto, sono pericolose. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Dopo il saluto del nostro presidente della sezione Abruzzo e Molise, generale Robusto, sta a me come frequentatore anziano di questi incontri e dare conto delle realizzazioni che la nostra scuola militare di Nunziatella, la nostra associazione, ha posto in campo quest'anno per la ricorrenza del 52esimo incontro tradizionale di Civitella. Ora, per quanto riguarda
abbiamo dato un particolare rilievo a quello che è l'insegnamento, cioè la necessità che i giovani siano istruiti con attenzione, con la finalità di portare a creare innanzitutto l'uomo, poi il cittadino e dopo, secondo la loro inclinazione, nella scelta delle armi oppure della vita civile. Possono sembrare queste che adesso ho detto connotazioni recenti, invece trovano le loro origini qualche secolo di vita. Nell'annuario che noi abbiamo curato come associazione è riportato il pensiero di un uomo di cultura su questo aspetto e dice esattamente: nel museo storico dell'Associazione Nazionale di Salieri in Cetella, tra gli antichi libri, i cimieri e i dati che si ricordano, che ricordano le gioie e i docenti che hanno che lungo i decenni pensarono di fare nella scienza di avere della rapida dell'identitare, troviamo una ricca messa di documenti sulla educazione delle nuove generazioni. Da questi, in particolare, si può leggere con profitto l'ordinanza della Legale Accademia Militare stampata nel 1798. In questo auto libretto si apprende quale dovesse essere la cura da parte dei maestri per la conoscenza dei temperamenti, delle inclinazioni e delle abitudini degli allievi, al fine di poterne stimolare la curiosità e potenziare l'attenzione, i talenti, le facoltà e infine far nascere in essi la capacità di giudizio per così prepararli alla scienza delle professioni e per formarli nella conoscenza dei propri doveri e nel sistema sociale e politico. Si afferma ancora in questa ordinanza che tutte le facoltà morali sono sono contenute nel vocabolo costume e che il fine delle relazioni spirituali è quello di formare l'uomo, il cittadino e il militare. E con riferimento appunto alla stessa indicazione che ho già detto, l'associazione ha pervenuto alla realizzazione, alla ristampa di un antico volume che fu stampato nel 1794. Pochi anni dopo, pochi anni prima dell'ordinanza di discussione, che si chiama così di militare a suo figlio, opera del barone, ancora non rinunciare, spero rintracceremo, va bene, colonnello di fratteria d'uso dei giovanetti della Reale Accademia Militare. Questo volume dell'associazione è significativo anche per un altro motivo. Questi sono i consigli di militare appunto a suo figlio. Questo volume è stato realizzato grazie all'iniziativa di un genitore di un ex allievo attuale, che attualmente è un ufficiale dell'aeronautica, il quale ha voluto compiere lo stesso percorso che ha compiuto questo antico ufficiale e curare lui la strada e navigare questo libro appunto il figlio e attraverso il figlio rinvenire questa tradizione. E questo amico diciamo si è mosso nel segno di questo indirizzo. Nello stesso tempo voi ritroverete anche in uno scoletto che è stato realizzato in occasione di queste iniziative della Lucianella, che ha per titolo le massime per vivere da santo, che sono dettate degli allievi della Lucianella Militare, anche se queste possono essere questioni visibili, ma mostrano che i 210 anni fa sono stati un'attenzione che forse e senza forza, se i genitori, i maestri di adesso prestassero in qualche misura, qualche problema sarebbe forse meno significativo di quello che c'è nella nostra e nei nostri giorni. Per concludere abbiamo poi realizzato il caro Maurizio Giovi, il solito pamphlet che ogni incontro di Cittella da perlomeno una città un impegno realizziamo, che quest'anno ha per titolo un lavoro di onore, un lavoro del tipo
realizzata appunto dall'associazione, darà appunto conto dell'attività svolta da questo barone di origine tedesca, che poi si vuole il figlio naturale del principe reale e di Ferdinando di Russia, che furono impegnati in diverse azioni militari su diversi campi d'Europa della fine dell'Ottocento, e che poi sulla fine del regno delle Sicilie fu chiamato da re Francesco II per muoversi nei confini del regno della Prussia e Molise per contrastare l'avanzata delle truppe piemontesi che scendevano appunto. Nell'Augusto Vecchio è riportato per sé lo stesso bagguardo che vende la Roma e Pisci della Grange, che dà conto proprio di una militare di principi di educazione significativa, e dà conto di questo impegno si incrociano le attività compiute con molte delle presenze che poi in qualche modo hanno riguardato anche la nostra Nunziatella, nel senso che a difesa della nostra forza di Cittella c'era un colonnello dal principio che era stata lì che dovevano avere portare, e bisogna dire anche che le truppe piemontesi avanzavano appunto per impossessarsi da questa parte del regno, invitava un altro generale Mezzacapo che era stato annesso a Diego del Reato Reggio militare, sia pure con altri. E questo storico mi sembra piuttosto, Maurizio Rosso nello specifico qualche fatto più significativo. Sì, nella relazione del colonnello Teodoro Finch della Grange si fa riferimento a due ufficiali della Nunziatella. Uno è un capitano di Stato Maggiore che manda in Abruzzo al colonnello Luigi della Grange alcune disposizioni alle quali si doveva attenere. Ecco, questo colonnello, avrebbe messo la foto, mi pare, sì, era il capitano di Stato Maggiore Francesco Carrelli. Ora, all'interno della Nunziatella, sul fine degli anni 70, c'era un italiano che presentava l'associazione, il generale Rodriguez, che diceva sempre: voi non ricordate mai il capitano Carrelli, io abito nel quartiere che fu realizzato da questo capitano dopo il 60, andò uscì dall'esercito per non giurare fedeltà ai Savoia, e si dedicò all'arte per cui era stato preparato all'interno della Nunziatella, cioè a fare l'ingegnere edile. E era proprietario, la sua famiglia era proprietaria di questo grosso territorio di Napoli, e costruirono dei villini. In uno di questi villini, che poi fu chiamato quartiere Carelli, in uno di questi villini abitava il generale Rodriguez, e diceva sempre al dottor Catenacci: voi non mi ricordate il capitano Carelli, e io sono tanto grato alla sua memoria perché abito in una casa che è stata costruita da lui. Siccome in questo opuscolo, l'ho detto, sono nominati due ufficiali della Nunziatella. Uno era il comandante in capo, nonché primo ministro a Eta, Ulloa, proveniente dalla Nunziatella. L'altro era questo capitano, Giarelli, proveniente dalla Nunziatella. Ed è comandante con lui l'altro, e la figlia generale di Rodriguez, a cui è dedicato questo caso. Penso è un piccolo punto, però vi posso assicurare che è un tesoro di informazioni, un tesoro di testimonianze, che assieme a tutti gli altri che abbiamo raccolto costituiscono una piccola biblioteca della storia del Sorgimentale. Questo è, dobbiamo ringraziare il dottor Catenacci. Io intanto gli propongo delle cose da pubblicare. Ha sempre accettato con un entusiasmo tutto ciò che gli ho proposto, perché siamo animati da uno spirito, noi vogliamo far conoscere la storia. La Nunziatella e il banco di Napoli, claro, sottratto. Un signore che sa di mia origine, anche io, mi volle provocare, mi regalò un libro bancario,
fatto dal San Paolo di Bologna, alcuni anni fa, in cui il titolo era "I quadri del banco, la proprietà artistica del banco del San Paolo di Torino depositata a Napoli". Tutti i banchi, tutti i quadri, Caravaggio, di tutto, del banco di Napoli, diventati proprietà del San Paolo di Torino. Cioè abbiamo finito, perso questo banco di Napoli, era un orgoglio. È rimasta la luce aperta. Ogni tanto so che il dottor Cavinacci insorge assieme ai suoi, agli ex allievi, perché c'è sempre il tentativo di portarsi a Milano per farla sparire. Per cui noi amiamo questa istituzione come amiamo tutte le cose positive del nostro articoletto, e quindi ci auguriamo lunga vita alla nostra. Cogliere tre elementi specificatori, distintivi del conservatorismo sotto il profilo della fenomenologia e della psicologia, e ancor più dell'essenza di questa attitudine e, ripeto, di questa ideologia. Anzitutto, il problema, che cosa cerchiamo di capire? Ebbene, anzitutto è necessario formalmente a una distinzione irrevocabile, la distinzione tra pensiero conservatore, pensiero reazionario, pensiero controrivoluzionario, si potrebbe aggiungere pensiero classico e altri aggettivi specificatori. L'uno è diverso dall'altro. Spesso con una approssimazione che fa torto ai dati, si confonde, si assimila e quindi si pone in una sorta di reductio ad unum il pensiero conservatore, il pensiero reazionario, il pensiero controrivoluzionario, il pensiero classico, si potrebbe dire ancora ulteriormente. Si tratta di espressioni, si tratta di tradizioni dottrinali, si tratta di attitudini intellettuali irriducibilmente distinte e che, appunto, per amore di verità, non vanno confusi. Noi ci soffermeremo, appunto, sul conservatorismo, come dicevo, come attitudine, come ideologia e anche come, potremmo dire, inclinazione tendenziale. È chiaro che il pensiero autentico non ha di per sé aggettivi, o si pensa o non si pensa. Pensare bene vuol dire pensare semplicemente, pensare male vuol dire in fondo non pensare. Quindi il pensiero propriamente è suscettibile di un solo aggettivo: la verità, il pensiero vero, il pensiero autentico, il pensiero vero, cioè il pensiero che pensa le cose come sono, come sono, le pensa cioè secondo la loro natura e le considera nei rapporti che tra esse scaturiscono, appunto, dalla loro natura e dalla ordinazione al fine che connette ciascuno di esse. Beh, ma qualcuno potrebbe obiettare, sempre considerando nel suo complesso il problema, che si tratta di una questione di parole, e dice, beh, ma o diciamo conservatore, o diciamo reazionario, o diciamo altro, beh, cambia la parola, e no, potremmo dire, no, amico, cambia la sostanza. I problemi di parole, in quanto tali, cioè in quanto potremmo dire espressioni di dispute puramente verbali,
non meritano, già lo segnalava giustamente San Tommaso d'Aquino, non meritano la fatica della discussione. In fondo non vale la pena di discutere sulle questioni relative alle parole in quanto tali, perché esse sono suscettibili di varia semantizzazione sotto il profilo storico, sotto il profilo sociolinguistico. E no, il problema del conservatorismo è un problema di che cosa? Non di espressione, non di comunicazione, ma di sostanza. Infatti ci si può chiedere, conservare è un criterio? Che cosa conservare? Che cosa lasciare cadere? Che cosa consegnare all'oblio e che cosa invece trattenere? E secondo quale ordine di valutazione? Che cosa quindi conservare? Si può conservare solo qualcosa e lasciar cadere altro? E perché? E perché? Ed è compatibile il conservare qualcosa, diciamo sotto il profilo del principio, con ordinamenti che sono incompatibili eventualmente con certi principi? Ecco, sono tutti problemi obiettivi che mettono capo ad una riflessione o almeno sollecitano una riflessione sul problema del conservatorismo, ripeto, del conservatorismo in senso proprio, del conservatorismo come fenomenologia, come attitudine e come ideologia. Soffermiamoci un attimo su elementi indicatori che ci portano, come dire, sulle tracce del conservatorismo. A questo riguardo farò tre esempi. Tre esempi distanti nel tempo, anzi in fondo tre esempi in buona misura letterari, così in fondo il nostro atteggiamento è il più possibile, come dire, sereno. E gli esempi fatti con avvenimenti o a partire da avvenimenti vicini nel tempo o che importano un certo coinvolgimento emotivo sono sempre esempi, diciamo così, difficili. Facciamo invece esempi distanti nel tempo. Il primo che propongo è il famoso apologo che deriva dal dialogo tra Alessandro Magno e il pirata. Sant'Agostino nel libro 4 de Civitate Dei racconta questo, diciamo così, incontro. Alessandro Magno con la sua flotta scorrazza per lungo le rotte dei mari dell'epoca e a un certo punto fa catturare la barca di un pirata, fa portare il pirata davanti a sé e lo interroga ovviamente per sottoporlo a giudizio e eventualmente quindi a condanna. E dice: come ti sei permesso di correre i mari per compiere azioni piratesche? Che cosa risponde il pirata? Il pirata, come è noto, risponde mettendo in questione l'autorità, anzi il potere dell'imperatore Alessandro Magno. Che cosa dice il pirata? Dice: per lo stesso motivo per cui tu infesti la terra, ma perché Alessandro gli aveva chiesto perché mai tu fai il pirata, oggi come diremo il fuorilegge, e il pirata risponde: per lo stesso motivo per cui tu infesti la terra, cioè per cui tu percorri la terra con il tuo esercito, ma poiché io lo faccio con una barca insignificante mi chiamo malfattore, poiché tu lo fai con una flotta eccezionale ti chiamano imperatore. È l'apologo riferito da Sant'Agostino nel De Civitate Dei del libro 4, è molto indicativo. Ricordo che proprio nell'ambito di questo capitolo è vero, quindi libro, troviamo quella famosa espressione di Agostino: remota itaque justitia, qui sunt regna nisi magna latrocinia, cioè senza la giustizia, abbandonata la giustizia, una volta che si è rinunciato alla giustizia, che cosa sono i regni, oggi diremo gli stati, se non una grossa accozzaglia di malfattori. Così traduce una delle edizioni più recenti del testo, del notissimo testo di Sant'Agostino. Latrocinia, potremmo dire associazione a delinquere, ecco. Latrocinia, opera di malaffare.
Ebbene, riflettiamo un attimino su questo dialogo di secoli fa, dialogo in fondo letterario, questo è chiaro. Beh, qual è l'attitudine in fondo di Alessandro Magno? È l'attitudine di chi vuol conservare uno statu quo come presupposto di una certa determinata azione. È l'attitudine del potere che giustifica il potere. Qual è l'attitudine del pirata? Perché in fondo, attenzione, Alessandro Magno non ha niente da rispondere al pirata. Il pirata aveva ragione, e Alessandro Magno aveva torto. L'imperatore, in fondo, era molto più malfattore del pirata. Solo che l'imperatore, facendo quello che faceva con la sua flotta, in fondo, si sentiva giustificato, o appariva giustificato. L'attitudine del pirata, in questo dialogo letterario, si intende, è quella, in fondo, di chi riconosce la verità delle cose, la forza della logica, potremmo dire, contro la supremazia del potere in questo caso appunto dell'imperatore. Dunque, Alessandro in fondo esprime l'attitudine conservativa di che cosa? Del potere. Il pirata esprime che cosa? La messa in questione, la domanda che mette, potremmo dire, in crisi il potere che pretende di giustificare il potere e quindi di autoperpetuarsi e quindi di autoconservarsi. Ma ancora, secondo esempio, anche questo letterario, meglio più che letterario, diciamo così, dottrinale, ricavato da un testo notissimo per tutti coloro i quali si sono occupati di studi giuridici, La dottrina pura del diritto di Hans Kelsen. E Hans Kelsen si pone a un certo punto questo problema, ma che cosa, o meglio risponde in fondo a questo problema, che cosa fa differire l'omicidio dalla condanna alla pena capitale? Kelsen risponde: una norma. Semplicemente questo, perché sopprimere una vita vale per uno, sopprimere una vita vale per l'altro. Kelsen si pone anche analogo problema sulla differenza tra l'esattore delle imposte e il rapinatore. E dice, risponde allo stesso modo, qual è la differenza? Nessuna. Perché entrambi ti portano via dei soldi. L'unica differenza, dice Kelsen, è che Kelsen è l'autore di riferimento della dottrina del diritto prevalente ai nostri giorni, dice l'unica differenza è che l'uno è giustificato da una norma, agisce sulla base di una norma, di un certo ordinamento, e l'altro invece agisce fuori dalla norma. Quindi dice, cito appunto dal noto testo di Kelsen, il fatto in questione ottiene infatti il suo senso specificamente giuridico per mezzo di una norma, di modo che l'atto possa essere qualificato secondo la norma, quindi secondo qualcosa di puramente convenzionale, di puramente posto. Poco oltre, nell'ambito dello stesso testo, ma nell'appendice, è che se si pone il problema del rapporto tra la giustizia e l'ordinamento. L'ordinamento positivo, no? E che cosa dice Kelsen? Dice che l'ordinamento positivo con la giustizia non c'entra niente. Gli ordinamenti positivi moderni con la giustizia non c'entrano niente, dice Kelsen. Dice Kelsen che la giustizia è, testuali parole, un ideale irrazionale. Kelsen dice che è irrazionale la giustizia, quindi chiunque parli di giustizia parli di qualcosa di assolutamente irrazionale. Dice infatti la giustizia non è oggetto di conoscenza, dice sempre Kelsen, è vero, e quindi il fatto che un ordinamento può essere definito giusto e non può essere sostenuto in termini razionali. Quindi non c'è un ordinamento giusto per Kelsen, nessun ordinamento è giusto perché non è razionale definirlo giusto oppure ingiusto. Dice diversamente invece se la giustizia si intende come applicazione della norma, la giustizia come legalità. E sempre appunto in questo testo, nell'appendice appunto, in questo caso giustizia significa, cito sempre da Kelsen, mantenimento di un ordine positivo, di un ordinamento positivo, per mezzo della sua applicazione cosciente. È la giustizia
sotto la legge, non la giustizia sopra la legge, non la giustizia che giudica la legge, ma la legge che giudica la giustizia. E i termini nei quali Kelsen pone il problema sono chiarissimi. Anche in questo caso, vedete, come nel dialogo tra Alessandro Magno e il pirata viene fuori un problema. Si può mantenere, pretendere di conservare un ordinamento contro la giustizia. Si può, d'altra parte, in nome della giustizia, mettere in questione un ordinamento. Allora, attenzione, il problema capitale è, ancora una volta, che cosa esprime l'attitudine, ripeto, del conservatorismo. In questo caso potremmo dire l'attitudine del conservatorismo e l'attitudine della conservazione dell'ordinamento, quale un certo determinato ordinamento, purché sia caratterizzato appunto dalla effettività. Quindi in questo caso, riferendoci appunto al tema e al passaggio suggerito, l'alternativa si pone tra ordinamento e giustizia. In fondo il conservatorismo sta dalla parte dell'ordinamento e potremmo dire il conservatorismo sta nel lavoro precedente dalla parte di Alessandro, mentre il pirata mette in questione, mette in discussione il potere di Alessandro. Beh, l'altro, il terzo, esempio tipologico che si potrebbe proporre è quello del dialogo da Antigone e Creonte, l'Antigone di Sofocle. Come è noto, Antigone dà sepoltura al fratello morto, al fratello fatto uccidere appunto dal tiranno, contro la volontà del tiranno, quindi attenzione, contro la legge, contro l'ordinamento. Il tiranno Creonte fa convocare Antigone e chiede conto. Attenzione, il tiranno Creonte, potremmo dire il tutore della legalità, Antigone invece è colei la quale ha posto in essere un atto in nome del dovere, ma che in fondo metteva in questione la legalità di Creonte, dell'epoca. Come risponde Antigone di fronte al fatto che Creonte la incalza? Dice: ma come ti sei permessa di infrangere il divieto, il mio divieto? E Antigone risponde, come è noto: io non credevo che umani editti avessero sì grande forza da conferire ad un mortale la facoltà di violare leggi divine. Ecco, vedete, allora in che senso si poneva il problema tra, il rapporto tra ordinamento e giustizia. Nell'apologo che riporta Sant'Agostino si poneva il problema del rapporto tra il potere e la sua legittimazione. Qui appunto ci troviamo di fronte al rapporto tra leggi umane, editti umani e leggi divine. Antigone contesta le leggi umane, le leggi o gli editti umani in nome delle leggi divine. E in fondo l'attitudine conservativa è l'attitudine conservativa delle leggi umane di fronte alla messa in questione da parte di Antigone. Un ultimo riferimento, diciamo, tipologico, questo è di carattere storico, i tre precedenti erano di carattere dottrinale. Il riferimento è alla partecipazione dei cattolici francesi alla Prima Guerra Mondiale. Il riferimento che tutti gli studiosi di storia francese della prima metà del Novecento conoscono benissimo e che viene giustamente fatto oggetto di riflessione da un testo di uno storico francese di valore, Jean de Viguerie. Il testo è notissimo almeno per gli studiosi di certe cose, Les deux patries, le due patrie. Ebbene, che cosa dice questo episodio, che cosa racconta lo storico? Beh, che di fronte e allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale i cattolici francesi, si potrebbe dire anche i monarchici francesi dell'epoca, fecero a gara a farsi massacrare al fronte, volendo dimostrare il loro amore di patria. Ma dice giustamente Jean de Viguerie, confondevano la Francia di Clodoveo, la Francia di Luigi IX, la Francia di Giovanna d'Arco con la Terza Repubblica. In fondo
loro pensavano di morire per la Francia di Giovanna d'Arco, morivano in realtà per la Terza Repubblica, uno degli ordinamenti, una delle espressioni statuali più anticattoliche che mai la storia abbia registrato. La persecuzione anticattolica era allora all'ordine del giorno. È stato osservato che un religioso, un appartenente a una congregazione religiosa, almeno per 10 motivi era potenzialmente o attualmente un fuorilegge, a cominciare dal fatto che era interdetto ai religiosi l'insegnamento in ogni ordine e grado di scuola. Era interdetto ai religiosi perfino occuparsi degli anziani, perfino avere gli asili. E dunque, attenzione, in fondo anche qui potremmo dire la scelta fu nel senso della conservazione della, di che cosa? Ma della Terza Repubblica, della Terza Repubblica. Se fosse caduta la Terza Repubblica, se la Terza Repubblica fosse stata sconfitta, i cattolici francesi ne avrebbero avuto beneficio, certo. Sarebbe caduta la Francia di Clodoveo, e no, quella non c'era più, sarebbe caduta la Terza Repubblica. Questo è un problema enorme dal punto di vista, come dire, della riflessione storica, storico-filosofica, mi permetterei di dire addirittura storico-teologica. Analogamente si potrebbe dire per l'episodio di Valmy, per la Francia che fa appello al patriottismo, la Francia della Rivoluzione di fronte alla prima coalizione. Dicevamo fenomenologia del conservatorismo, abbiamo detto come atteggiamento tipico, del conservare, ma che cosa? L'esistente, considerando l'esistente solo perché esistente qualcosa che merita di essere conservato. Qui è il problema, l'esistente come esistente solo perché esistente merita di essere conservato, o l'esistente come esistente, ovviamente all'universo di carattere istituzionale, giuridico, politico, eccetera, o l'esistente come esistente, esso stesso va sottoposto al giudizio della ragione, alla considerazione della giustizia, alla considerazione del problema della legittimità. Psicologia del conservatore. Il conservatorismo, come dicevamo prima, atteggiamento tipologico, ha anche una connotazione, diciamo, tendenziale, psicologica, a ben vedere si esprime anche una considerazione, per così dire, affettiva. È tipica del conservatorismo la orientazione nel senso di cedere per non perdere. Per il conservatore occorre sempre fare un passo indietro, illudendosi così di non perdere. In realtà, nella prospettiva del conservatorismo, non si può che cedere e perdere. L'assuefazione allo statu quo è tipico del conservatorismo. La preferenza per il male minore, per esempio, questa è un'altra attitudine tipica del conservatorismo. Di fronte a certe alternative di principio, scegliere quello che si ritiene il male minore, nella consapevolezza che comunque è sempre male, non è un piccolo bene, ma è un male reale. Il conservatorismo è per esempio ossessionato dallo spettro dell'anarchia, del vuoto di potere, del vuoto di potere. L'anarchia però è qualcosa di impossibile, impossibile. Il potere è qualcosa di naturale, venuto meno un potere, sorge in qualche modo, si instaura un altro potere, ma l'anarchia propriamente è un'utopia e quindi come tale è irrealizzabile. Il conservatorismo dal punto di vista psicologico è aperto alla possibilità che i nemici di ieri siano gli alleati di oggi. Anche questo è un tour d'esprit, un certo orientamento di carattere intellettuale tipico appunto, ed è tipico appunto del conservatorismo la considerazione o l'inclinazione a ritenere che le istituzioni nate dalla rivoluzione, diciamo per intenderci dalla rivoluzione francese almeno, siano apprezzabili e vincolanti in se medesime. In fondo, se si indaga un po' più in profondità, ci si accorge che il conservatorismo rivela una certa debolezza spirituale, una certa inclinazione a rifuggire dalle grandi scelte di principio,
dalle grandi scelte, potremmo dire, dirimenti, cioè che separano, separano il campo a favore di questo o contro quest'altro, viceversa. Infine, ci chiediamo, ma qual è l'essenza, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista dottrinale, del conservatorismo? Beh, se la conservazione è elevata a principio, la conservazione come principio, non il che cos'è da conservare come principio, non l'oggetto, ma l'attitudine, ebbene, è proprio vero quello che scriveva nella prima metà dell'Ottocento uno scrittore, un importante scrittore spagnolo, anzi catalano, Jaime Balmes: il conservatore conserva la rivoluzione. E beh, perché è chiaro, l'attitudine conservativa tende a conservare lo statu quo, e se lo statu quo è stato determinato da un'ondata rivoluzionaria, il conservatore conserva la rivoluzione. D'altra parte, tutte le rivoluzioni, una volta insediatesi, fanno appello alla conservazione. Questo è un dato storico facilmente constatabile. Sui lati del pericolo, per esempio, di ulteriori sconvolgimenti per stabilizzare la situazione e eventualmente per consolidare i vantaggi di coloro i quali hanno tratto vantaggi dai sovvertimenti. Questo nella storia è facilmente documentabile. Si potrebbe quindi osservare che il conservatorismo è l'essenza della rivoluzione nella sua fase napoleonica. Ecco, se vogliamo cogliere il modo di relazionarsi, diciamo così, all'esistente del conservatorismo, dicevo, in questo caso come ideologia, e possiamo pensare al momento napoleonico della rivoluzione. Che cosa fa Napoleone? Napoleone consolida la rivoluzione, non la rivoluzione che altrimenti senza Napoleone avrebbe rischiato di finire travolta, ovviamente, da una inevitabile reazione popolare. Dunque, la fase napoleonica è la fase del conservatorismo della rivoluzione, della stabilizzazione. Nella fase napoleonica la rivoluzione si presenta come portatrice di ordine, di stabilità, di pace, ma attenzione, l'ordine della rivoluzione. Nella fase napoleonica gli antichi avversari ottengono una possibilità di continuare ad esistere, ma all'interno degli ordinamenti della rivoluzione. Quindi attenzione, il conservatorismo propriamente non va confusa con l'attitudine conservativa. Beh, l'attitudine conservativa è l'attitudine della vita, e ogni vivente tende a conservare se stesso, questo è evidente. Ma attenzione, il conservatorismo come ideologia non è la sana tendenza naturale a conservare ciò che vale, e quindi anzitutto del vivente, a conservare se stesso, oppure a custodire ciò che vale, oppure a perseverare in ciò che è già noto. E no, il conservatorismo è propriamente un punto di vista assolutizzato. In questo senso, allora, e veniamo al nucleo essenziale della riflessione, ovviamente nella fase conclusiva dell'intervento di chi parla, ebbene, in fondo il conservatorismo è una categoria del liberalismo. Il conservatorismo è una categoria del liberalismo. Per il liberalismo tutto è sottoponibile a mutamento, ovviamente all'interno del quadro delle istituzioni liberali. Per il conservatorismo tutto è opinabile, per il liberalismo tutto è opinabile. Il conservatorismo cerca di sottrarre qualcosa al cambiamento, cerca di mettere in salvo, per così dire, qualcosa, qualche bene, qualche principio rispetto al quadro complessivo del sistema liberale. Ma allora che cos'è il conservatorismo? Abbiamo detto, in fondo è la prospettiva della rivoluzione nella fase del consolidamento della rivoluzione. Il conservatorismo in fondo è un'ideologia, abbiamo detto il conservatorismo è una categoria del liberalismo che, ripeto, pretende di sottrarre alla mutevolezza qualcosa, solo qualcosa, nel quadro invece di ordinamenti che tutto mettono in discussione, che sono, diciamo, naturalmente per se stessi relativisti, il conservatorismo ad essere la meno coerente e quindi ad essere travolta dall'opzione democraticista, progressista, libertaria, perché più coerenti,
con l'indole stessa del liberalismo. Quindi il conservatorismo tende a cristallizzare una fase del processo rivoluzionario, non a emendare ciò che appunto occorre emendare, perché il processo rivoluzionario sia, diciamo così, arrestato, sia, diciamo così, in qualche modo fermato, respinto e posto, diciamo così, nella condizione di non nuocere. Ecco, tra il primato dell'essere, proprio dei principi permanenti, e il primato del divenire, proprio della prospettiva rivoluzionaria, il conservatorismo sceglie o pretende di scegliere una via mediana, sotto il profilo logico, oltre che ovviamente giuridico, politico, eccetera. Questa prospettiva della via mediana tra primato dell'essere e primato del divenire è semplicemente impossibile, impossibile conciliare il primato dell'essere e il primato del divenire. Quindi l'attitudine del conservatorismo è propriamente un'attitudine prassistica, prassistica. Ciò che va conservato in fondo dipende da una opzione, dipende da una preferenza. In definitiva, dunque, il conservatorismo assimila, potremmo dire, confonde potere e autorità. Ci sarebbe da riflettere sul punto, ma ovviamente non vi è tempo per farlo. Altro è il potere, altro è l'autorità. Il potere è qualcosa di strumentale, di cui l'autorità, secondo le finalità che le sono proprie, ha titolo a esercitare. Ma il potere è tutt'altro rispetto all'autorità. E ancora, il conservatorismo confonde ordine, ordine sotto il profilo concettuale, e ordine pubblico. E l'ordine pubblico dipende ovviamente da ciò che convenzionalmente viene stabilito dal potere in un certo determinato momento, in un certo determinato contesto. Si potrebbe quindi dire, ecco, in fin dei conti, che il conservatorismo è il binario morto o il vicolo cieco della reazione. Per spegnere la reazione, reazione qui nel senso etimologico del termine, come modo di disordini, ecco, il conservatorismo, per così dire, oggi diremo mette in stand-by, o potremmo dire parcheggia la reazione, la fa spegnere, la inaugura proprio nell'ambito di quel contesto che invece è il modo eventualmente di reazione, dico in senso etimologico ovviamente, spingerebbe a mutare. E ancora, il conservatorismo in fondo è un equivoco capitale della controrivoluzione. Se la controrivoluzione, mi riferisco per esempio alle tematizzazioni dei grandi autori dell'Ottocento, che riflettono dopo appunto la bufera napoleonica o la bufera rivoluzionaria e napoleonica poi, ebbene, rispetto alla prospettiva della controrivoluzione, il conservatorismo è un equivoco. In fondo, il conservatorismo ancora è contraffazione radicale della tradizione. E la contraffazione, starei per dire in qualche modo, è l'apparire fittizio della tradizione. Tradizione e conservatorismo sono termini del tutto eterogenei. Ripeto dunque, in definitiva, in fin dei conti, si può osservare il conservatorismo il binario morto della reazione, che spegne la reazione, e l'equivoco capitale della controrivoluzione e la contraffazione radicale della tradizione. Si potrebbe allora dire, ma hai fatto queste critiche? Sì, va bene, ti abbiamo inteso. E allora? Beh, e allora qual è la vera alternativa? Se il conservatorismo, rispetto, diciamo così, al divenire rivoluzionario, rispetto ai mutamenti che si oppongono all'ordine naturale delle cose, se il conservatorismo è una falsa alternativa, ed è una falsa alternativa, come abbiamo cercato di dimostrare, qual è l'autentica alternativa? Beh, in termini concettuali è chiaro, l'autentica alternativa è il primato dell'essere, il primato della contemplazione, il primato del bene, è il bene della giustizia, che sono i criteri per giudicare tutti gli ordinamenti, è l'essere che giudica il divenire e che quindi costituisce, come dire, l'asse sulla base del quale considerare ogni possibile mutamento.
In questa prospettiva quindi l'alternativa autentica in termini di principio, dicevamo, il primato dell'essere, il primato della contemplazione, il primato del bene, ed è quindi l'esercizio autentico della prudenza. E tra i diversi tipi di prudenza, come è noto, San Tommaso indica la prudenza regale e la prudenza politica. La prudenza regale, che è soprattutto di coloro i quali esercitano l'autorità, e la prudenza politica, che per certi versi si confonde o si identifica con la prudenza legale, e per altri versi specificamente la prudenza di coloro i quali devono obbedire. E la prudenza che cos'è? È una virtù, e come ogni virtù è esercizio razionale della capacità direttiva della ragione rispetto alla volontà. Virtù della prudenza che è necessaria particolarmente per chi esercita l'autorità. Vi ringrazio, mi fermo.